guardavo dietro e dicevo, ma ho perso tutto, non ho più niente. Ho detto, Signore, il mio desiderio, che lo metto davanti a te da giovane, è di guidare i miei passi dove tu vuoi e dove tu pensi che la mia vita possa essere migliore. Ma tutto iniziava a essere ritrovato in un'altra forma, più completa. E quando ti sembra veramente di aver perso tutto, soltanto con l'aiuto di Dio puoi renderti conto che ritrovi tutto. Niente, non ho una casa, non un lavoro, e adesso cosa faccio con due figli? E magari mi trovavo in una situazione molto, ma molto brutta, perché stavo attraversando dei momenti molto difficili per la mia vita, e io avevo un grido nel mio cuore. Io volevo che qualcuno mi ascoltasse, perché era molto dura per me, molto dura. Non sapevo più cosa fare. Però quando sono arrivata non mi sono resa conto che veramente era Dio che io ero qua, perché Dio aveva dei piani per me. E Lui ha visto il valore che io potevo avere nelle sue mani. Prego che le tue braccia eterne, le tue mani grandi e potenti e forti e amorevoli possano sostenere, incoraggiare, guarire, ristorare, consolare ogni cuore qui questa mattina. Si possono perdere cose, come vi ho detto prima, si possono perdere persone e si può perdere tutto. O si può pensare di aver perso tutto. Ancora vi dico, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di grande valore, va, vende tutto quello che ha per comprare quella perla lì. Ti viene un coraggio quando una cosa è tua, quando tu sai che valore ha, che nessuno ti ferma. La parola di Dio dice che lo sguardo dell'Eterno corre su tutta la terra per cercare qualcuno a cui fare del bene. Lui cerca perle preziose. Dio può trovare una perla preziosa in te e in me. E Dio le sta vedendo tutte qui stamattina, e ce ne sono tante. Dio Padre ha visto il campo che è il mondo, e in questo mondo ha visto un grande tesoro. E questo grande tesoro siamo noi, i suoi figli, le sue figlie. E che cosa ha fatto? È andato e ha venduto tutto quello che aveva. Che cosa ha venduto il Padre? Cristo. Perché dando la vita di Lui avrebbe potuto comprare tutti noi. Gesù Cristo ci ha comprati a caro prezzo.
sembrava di aver perso tutto. Mi sembrava di aver perso tutta la mia autostima, tutto me stessa, tutto quello che in realtà magari loro, a modo loro, hanno cercato di costruire nella mia vita. Ma mi è tremato il terreno sotto i piedi, che non avevo più niente. Anche se apparentemente avevo tutto, no? Ho perso la mia felicità di bambina, ho perso la mia spensieratezza, mi sentivo sempre io in difetto, mancante di qualcosa, quando in realtà a 7 anni non mancava niente. E io ho conosciuto una persona meravigliosa, che è il vero papà, papà nel cielo. In realtà vado bene io così come sono. Avevo ritrovato tutto quello che mi era mancato, no? La mia sicurezza, la mia stabilità, ho ritrovato amore. Mi perdo nel tuo abbraccio, ogni battito respiro, fino a raggiungerti e sentire te. Parte mia come persona, ma come quest'oggi rappresentante dell'amministrazione comunale, non posso che essere contenta di ciò che qui vive quotidianamente e prende forma. Sono forme di solidarietà e modalità per stare insieme importanti nella fede, nelle istituzioni, nella vita civile. Quindi vi ringrazio, ringrazio Pastore Chiara e tutti voi che avete dato vita a questa meravigliosa giornata. La luce che mi avvolge così chiara e tutto intorno grida solo gloria, come oro e bronzo un nino risplende in te. Tu mi hai resa simile alla luna, tremendamente bella e così pura, solo gioia e pace tu effondi in me. Così splendido è il tuo cuore, dolce e forte la tua mano che mi libera ed io completa. Mai